Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Nel cuore della tempesta mediatica, Chiara Ferragni si apre in un'intervista toccante con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, gettando luce non solo sulla sua situazione personale con Fedez, ma anche sulle recenti controversie che l'hanno vista protagonista. In un momento di franca vulnerabilità, l'influencer cremonese affronta apertamente la crisi, profondissima, con il marito, sfatando le teorie di coloro che vedono nel loro allontanamento una mera finzione strategica, per distogliere l'attenzione dai suoi problemi giudiziari. Contrariamente a quanto suggerito da alcuni, che parlano di una messa in scena per deviare l'attenzione dal cosiddetto balocco gate, Ferragni è categorica nel negare tali insinuazioni, evidenziando un dolore reale e profondo. La sua voce si fa sottile nel racconto di una crisi che sembra allontanarla da Fedez, pur mantenendo un filo di comunicazione, necessario in un rapporto maturo e consapevole delle difficoltà condivise. La discussione si sposta poi sul rapporto ambivalente con i social media, dove la Ferragni, nonostante le tempeste personali e professionali, promette di continuare a condividere la sua vita, in un atto di trasparenza che sfida le critiche e le accuse. L'influencer, consapevole del potere e dei limiti delle piattaforme digitali, offre un consiglio ai giovani follower: riconoscere che i social non sono tutto. Una dichiarazione che risuona con una certa ironia, data la natura del suo impero costruito online. La Ferragni si difende anche dalle accuse più gravi, come quella di truffa aggravata e di pubblicità ingannevole, insistendo su un fraintendimento e sulla sua costante buona fede. Queste parole, cariche di un misto di determinazione e vulnerabilità, offrono uno spaccato umano di una figura spesso idealizzata, ricordandoci che dietro ogni post e ogni sorriso, si celano battaglie personali e sfide quotidiane. L'intervista lascia l'audience con più domande che risposte, sottolineando la complessità dei rapporti umani nell'era digitale, e il peso delle aspettative pubbliche sulle vite personali di coloro che si trovano sotto i riflettori. Chiara Ferragni, con la sua dichiarata autenticità, invita a uno sguardo più empatico e meno giudicante, sia verso di sé che verso gli altri. Che ne pensate? Avete seguito l'intervista? Qual è la vostra opinione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!